Benvenuti ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti. Adesso faremo un video molto particolare per un messaggio che mi è arrivato, che è un messaggio di quelli là che fanno praticamente un po' paura. E mi è arrivato questo messaggio, adesso vi spiego. Questa è l'ultima scultura che sto facendo. E poi dopo andremo a caricare praticamente i video quando avrò più o meno terminato la scultura, perché io in tutti i video ho deciso di mettere le fotografie per bene del lavoro terminato. Quindi qui ci vorranno praticamente un'altra decina di giorni come minimo. Tra il seccaggio della pittura e i passaggi che dovremo fare, perché tutta la scultura, come voi vedete, verrà praticamente in radica di legno, quindi radica di noce. Però adesso faremo un video, questo video che è un video molto molto importante, che non ha niente a riguardare con la scultura. Volevo solo però iniziare nel fare capire a questa persona che mi ha mandato un messaggio, che comunque è un messaggio da veramente da rispondere, e che l'artista trova la soluzione ai problemi. Ora, per esempio, io avevo messo le lampade, avevo calcolato tutto ed ho trovato la soluzione di nascondere un po' le lampade e quindi di affievolire un po' questo effetto luce utilizzando della pittura a vetro. La risoluzione dei problemi è parte importante dell'artista. Se un artista non è in grado di risolvere i problemi, non è un artista. Quindi adesso io vi faccio una piccola chiacchierata, ok? A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, voi avete visto questo titolo di questo video un po' bizzarro, differenza tra artista e creatore e capo e operaio, cioè ci sta questo titolo che è un po' bizzarro, perché allora vi spiego che ieri mi è arrivato un messaggio, io dico il peccato ma mai il peccatore, per una questione anche di privacy. Questo messaggio io non ho voluto risponderti a scrivere, ho voluto fare in modo di risponderti così facendo un video, ed è un messaggio molto importante proprio anche per tutti. Allora, in poche parole, questo mio amico di YouTube, non conosco fisicamente, però comunque da YouTube lui mi chiede molti consigli, io ricambio, io chiedo dei consigli a lui e diciamo che c'è stata questa amicizia youtubina, ma personalmente non lo conosco. Allora, mi ha mandato ieri un messaggio di quelli là proprio lunghissimi, cioè proprio i messaggi che ti raccontano tutta la vita. In poche parole, detto a breve, questo messaggio lui si lamentava del fatto che è un bravissimo creatore, ma non arriva a creare degli oggetti d'arte. Arriva a metà punto, l'oggetto non viene bene e prende lo butta, e quindi questa cosa a lui ha portato un po' di depressione, perché dice: com'è possibile? Io non riesco a fare niente, non riesco a fare il duplicato della mano, del piede, mi viene un dito in meno, mi viene rotto qui al centro. Poi prendo e butto tutto perché, e quindi devo rispendere altri soldi. Lo rifaccio un'altra volta e lo stesso non mi viene. Voglio fare un piede di un tavolo e non mi viene niente bene. Allora dice: io non voglio essere un artista, ma non riesco, nonostante che sia bravo a lavorare. Ha detto, e questa cosa la riscontro anche nella vita normale. Lui lavora in un centro grosso di materiali di ferramenta, viti, vitarelle, tutte queste cose qua. Dice, io sto in un ingrosso in cui ho la capacità e la possibilità di prendere tutto il materiale che voglio a prezzi veramente eccezionali. Però anche lì nel lavoro sto da oltre 10 anni e praticamente io rimango sempre quello che
arriva, spiccia la cliente la banco, poi arriva il materiale e lo metto a posto. Questa è la mia mansione da oltre 10 anni. Poi magari vedo una persona che viene dopo un mese, che già viene, non sa fare niente, dopo un mese già viene abbracciato dal datore di lavoro, già viene visto, e addirittura poi cambia anche di grado a livello lavorativo e va a lavorare sempre nella stessa ditta, però fa altre cose molto più importanti, arriva anche al punto di comandare a me, che sto da 10 anni lì al lavoro. Allora, risolviamo il primo problema. La cosa brutta di questo messaggio è che alla fine di questo messaggio mi dice te, questa è la mia vita, che senso ha vivere? Allora io perciò ho voluto, e voglio risponderti così prima che magari puoi fare delle fesserie. Allora, spieghiamo primissimo la prima cosa: che cos'è un artista e che cos'è un creatore. Sono due cose completamente differenti, d'accordo? Vedi questo che sta dietro di me, questo acquario è stato un dispendio economico esagerato. Io ho utilizzato un acquario di vetro che ho fatto fare su misura, molto con vetro, molto spesso, credendomi che la resina non spaccava praticamente il vetro. Ma che cosa è successo? Che a 2 centimetri dalla fine dell'acquario, praticamente che cosa è successo? Spaccato il vetro, tutto il vetro. Allora, quindi cosa dovevo fare? Dovevo buttare 50 kg di resina? Quindi ho fatto azionare praticamente il cervello. Allora, con questo non voglio dire che non sei bravo o che non sei intelligente. Quando si fanno i lavori, e specialmente l'artista non butta via niente dei suoi lavori, anche quelli che sono venuti male. Perché l'artista, rispetto al creatore, ha la capacità di aggiustare la sua scultura o la sua opera, cercare di risolvere i problemi o addirittura modificare fino a quando non crea un'altra cosa. Io per esempio ho tante mani fatte lì nel mio stanzino, tante mani che non sono venute bene, il dito non è venuto bene, quello non è venuto, quest'altro dito qua che ti è gonfiato così. Sono cose che capitano. Un artista, quando fa una sua scultura, ha milioni e milioni e milioni di problemi. Non, la scultura, come tu la vedi alla fine, non è così. Non è che l'artista si mette lì, fa la scultura, viene tutto perfetto, tutto liscio, senza problemi. No. Durante la fase della produzione della scultura ci sono tantissimi e tantissimi problemi. La risoluzione dei problemi è quello che porta alla fine creare la bella scultura che tu vedi. Ma il lavoro che c'è per creare la scultura tu non lo vedi, però ti assicuro al 100% che di quella scultura ci sono stati veramente tantissimi problemi. E la capacità dell'artista è quello di trasformare, di modificare, di fare uscire, di azionare il cervello fino a quando non riesce a trovare la soluzione per il pezzo che magari si è rotto durante la fase della scultura. Non è che tu per esempio fai le mani e le mani vengono tutte quante perfette, non è così, ti deve lavorare, non è assolutamente così quello che dici tu. Quando tu puoi essere che sei un bravo creatore, l'artista è quello che ti trova la soluzione del problema. Questa è una cosa molto importante, devi imparare a risolvere il problema, perché ti assicuro al 100% che qualsiasi
cosa che tu crei è sempre qualche problema che fuoriesce. Ti assicuro al 100% che così escono i problemi. Quindi non ti abbattere su questa cosa. Te una mano non ti è venuta bene, un piede non ti è venuto bene, non lo rifare, non lo buttare, perché dopo ti arriva l'informazione al cervello e vedere come puoi riutilizzare quella mano che hai fatto male, perché ti assicuro al 100% che l'artista trova il modo di riutilizzarla. Non bisogna buttare mai niente, non devi buttare le cose, non, è un peccato buttare le cose, assolutamente. Come ti ho detto, quando si crea una cosa ci sono milioni di problemi e tu devi cercare di risolverli. La stessa cosa è nel lavoro. Tu credi che magari il tuo datore di lavoro, noi spesso quando lavoriamo teniamo, vediamo il nostro datore di lavoro che è ricco e lo vediamo come un cretino che sta là e per mezzo che c'ha i soldi, noi il datore di lavoro non lo vediamo mai in fase positiva, perché noi vorremmo essere al suo posto, vorremmo essere ricchi, vorremmo avere i dipendenti. Allora il datore di lavoro sta là perché è una persona capace di lavorare, è una persona capace di risolvere i problemi, ok? Se tu hai detto che hai scritto che stai da 10 anni e vedi che ormai sei esperto logicamente al banco, alla vendita a pubblico, sistemi in materiale eccetera, stai da più di 10 anni e poi vedi arrivare un nuovo che magari si sta un mesetto là e questo nuovo viene adottato dal proprietario, dal padrone, come vogliamo dire, dal datore di lavoro, viene adottato e magari poi un giorno lo vedi sotto al braccio, braccio e braccio con il datore di lavoro, e lui cambia poi professionalità e diventa una persona professionale, ha delle responsabilità. Allora qui ci sono due fatti. Il primo è che ci sono molti raccomandati, il figlio dell'avvocato, il figlio di questo, il figlio di quello, eccetera. Però ti voglio dire che il datore di lavoro non è stronzo. Se dà una possibilità a una persona perché il figlio di quello che gli ha fatto il piacere, il figlio del dottore che gli ha fatto il piacere, il figlio dell'imprenditore, l'altro imprenditore che magari gli ha dato la possibilità di smerciare molto materiale e quindi magari si prende qualche suo parente a lavorare, quindi gli ha fatto un piacere, e non ti credere che se lo tiene così il datore di lavoro a riscaldare la sedia nell'ufficio. Il datore di lavoro, quando sceglie una persona, può essere principalmente per una questione di raccomandazione, d'accordo? Però la raccomandazione non dura. Tu, se non hai le qualità, puoi avere tutte le raccomandazioni che vuoi tu, ma se non hai le qualità, stai ben sicuro che là dentro non ci resiste. Seconda cosa, più sei bravo a risolvere i problemi e più vieni adocchiato, più vieni guardato dal datore di lavoro. Se per caso tu lavori da 10 anni, spicci un cliente, gli devi fare una fattura, la fattura viene sbagliata, d'accordo, non è un problema, perché la fattura la puoi sbagliare tu che stai da 10 anni, la puoi sbagliare tu che sei il datore di lavoro, non è un problema, lo sbagliare è umano. Però quello che è importante è la risoluzione del problema, perché se tu per esempio fai una fattura sbagliata e non sai rimediare a quella fattura dopo 10 anni, mi devi dire come è possibile che il datore di lavoro ti guarda ancora, perché tu dopo 10 anni non sai
che devi saper annullare una fattura e rifare una fattura un'altra volta da capo. Allora tu magari sul computer non sai le operazioni di come annullare una fattura e rifare una fattura da capo. Allora tu mi devi spiegare perché il datore di lavoro ti dovrebbe guardare. Le persone vengono guardate e diventano brave nel lavoro quando hanno la possibilità della risoluzione dei problemi. La risoluzione dei problemi ti fa diventare man mano sempre più bravo nel lavoro. Più problemi tu sai risolvere, più bravo diventi. E i problemi non sono mai uguali, mai. Non sono mai ripetitivi. Quello che dà la risoluzione di problemi è principalmente l'esperienza. L'esperienza ti porta ad avere una risoluzione di problemi, ma non solo, ti porta anche ad azionare il cervello, perché come ti ho ripetuto, i problemi non sono mai gli stessi, mai. Però quando tu diventi una persona esperta, riesci a risolvere diversi tipi di problemi, anche quei problemi che magari si sono presentati davanti ai tuoi piedi la prima volta. Allora, più tu risolvi i problemi e più tu vieni apprezzato dal datore di lavoro. Ma è una cosa che è normalissima. E tu più risolvi i problemi e più diventi capo, più diventi bravo, più nella società acquisti un valore, di più, sempre di più. Quindi più problemi risolvi, più possibilità hai di entrare bene a far parte del lavoro. Se tu i problemi non impari mai a risolverli, allora sei ben sicuro che rimarrai quello che vende al banco, che non è male, e magari aggiusta un po' di materiale, rimarrai fino a quando prenderai la pensione. Quindi questo è quello che ti voglio dire. Non ti abbattere, è un messaggio che tu mi hai mandato, che sono sicuro che era un messaggio di quelli là proprio che ti devi sfogare con qualcuno, e quindi hai scelto me. Sono contento perché le mie porte sono sempre aperte per tutti quanti, ad eccezione dei soldi però, E ad eccezione dei soldi, le mie porte sono sempre aperte a tutti quanti voi. Qualora che voi avesse qualsiasi tipo di problema di chiarimento, oppure magari vi volete sfogare proprio come ha fatto questo mio amico, lasciatemi un commento, mandatemi un messaggio. Per me non è assolutamente un problema. Magari non apro il computer per un paio di settimane, quindi magari rispondo in ritardo, però comunque non vi abbattete assolutamente, andate avanti e cercate la risoluzione dei problemi. Questa è una cosa molto importante sia nella vita pratica, sia nella vita artistica, sia nella vita lavorativa, ma anche nella vita normale. Meno problemi ci sono, più problemi da risolvere e più bella è la vita. Punto e basta. Queste sono delle piccolissime, è una piccolissima regola, la risoluzione dei problemi. Vedi che andrai sicuramente molto meglio quando nella tua testa entrerà questo tipo di discorso di risolvere i problemi. Non mandarmi più paroline con punto interrogativo se questa è la mia vita o un balacco. Queste sono l'ultima frase che mi è scritta, mi fa capire che sei una persona debole, però che sei una persona debole, ma devi combattere. O so che te potresti essere una persona con un po' di depressione, attenzione alla depressione, perché la depressione
è una malattia vera e propria. È una malattia anche genetica, perché la maggior parte delle persone depresse sono anche genetiche, nel senso che nella loro famiglia ci sono state persone molto depresse, quindi automaticamente acquisti anche la depressione. Però la depressione si acquista anche con cose tipo del genere, tipo come la tua, che nella tua testa ti fai un esame di coscienza sbagliato, nella tua testa dici no, io non mi riesce la mano, non mi riesce il piede, non sono un bravo artista, eppure ho delle grandi capacità, al lavoro e faccio schifo. Invece non è così, non è assolutamente così. Quindi cerca di non mandarmi più, cerca di mandarmi dei messaggi, ma in cui vedo dei miglioramenti da parte tua, ma a livello mentale, psicologico, a livello psicologico. Quindi questa è una cosa psicologica che devi assolutamente affrontare, mi raccomando. Ok, questa è la risposta che ti ho voluto dare, non te l'ho voluto scrivere perché comunque è meglio fare la chiacchierata, però anche per le altre persone che vedono, non semplicemente il discorso è che non vi abbattete, perché la vita è una, la vita è bella, la vita è dura, la vita è piena di problemi, la vita è anche piena però di momenti di soddisfazione e di felicità che sono sempre tutti quanti alternati, magari vorremmo tutti quanti una bella vita sempre senza problemi, ma nella vita se non ci sono problemi sei morto, cioè se tu non hai un problema nella vita se non ci sono veramente problemi sei morto, sei una persona che non serve a niente, perché il problema ti stimola il cervello, questa è una cosa molto 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 importante, meno problemi ci sono. È meglio è, sicuro al 100%. Più problemi risolvi, è meglio è per te, ok? Grazie per aver ascoltato questa chiacchierata, questo video che ritengo un video molto molto importante per tutti e anche per lui. Quindi queste frasettine con punto interrogativo, se la vita è così, è meglio non vivere. Va. Su questo fatto qui non andiamo d'accordo. Devi essere forte, forte, forte. E non ti far mettere i piedi in testa da nessuno. Ciao.